Ciao a tutti, questo è il mio primo video su YouTube. Non avevo mai pensato di aprire un canale YouTube perché sono una persona un po' timida. Poi pian piano nel tempo imparerete a conoscermi. Mi presento, sono Salvatore, vengo da Cagliari, precisamente da Quarto. Sono un ragazzo sardo di 22 anni, quasi 22 anni perché gli faccio il 13 di dicembre. Di cosa mi occupo io nella vita? Sono un parrucchiere. Lavoro a Cagliari e nel tempo libero, come hobby, sono un beauty creator da 2 anni e mezzo a questa parte. Ho una pagina Instagram che ho aperto durante la pandemia, quindi diciamo che ho scoperto questa mia passione durante la pandemia. Ordinai una palette di Makeup Revolution, se non sbaglio, su Amazon e da lì iniziai. Iniziamo. Oggi mi truccherò con voi e nel mentre magari parleremo, non so, vi racconterò un po' la mia vita. Iniziamo con la base viso. Io ho già applicato poco fa, prima di iniziare il video, una crema. Inizio con l'applicare il primer di Essence. Ma perché ho deciso di aprire un canale YouTube? Dico la verità, non ho mai pensato di aprire un canale YouTube perché, allora, la mia passione è nata comunque durante la quarantena, in un periodo dove tutti stavamo a casa, anche se alla fine molte persone hanno iniziato proprio in quel periodo ad aprirsi canali YouTube, a creare i primi account su TikTok dove interagire con le persone. Anche io ho un canale TikTok, infatti vi lascio il nome qua sopra. Però non ho mai parlato direttamente così con le persone. Infatti per me è molto strano questo, parlare con una telecamera, infatti è la mia prima volta. Infatti col tempo, piano piano, dovrò prendere l'abitudine. Applico il fondotinta di She Glam nella colorazione Fair. E dicevo che non avrei mai pensato di aprire un canale YouTube perché non mi piace tanto parlare con una telecamera, ma bensì io amo parlare con le persone, ridere, scherzare, ma credo un po' come tutti. Poi giustamente ci sono delle persone un po' più abituate a parlare con le telecamere perché hanno iniziato giustamente da più tempo di me e niente, quindi magari nel tempo poi prenderò anche io con confidenza con la telecamera, con voi. Sono uno che parla molto e che gesticola molto, anche se... Dicevo, quindi ho iniziato a fare il beauty creator e niente, ho iniziato così per scherzo, sin quando non ho capito che mi faceva proprio stare bene tutto questo mondo, anche le persone, perché ho conosciuto molte persone anche dalla Sardegna e anche fuori dalla Sardegna. Ci sono state delle varie collaborazioni con altri ragazzi, abbiamo fatto delle challenge che potrete trovare anche sul mio profilo Instagram. Devo dire che ci sono state delle persone che mi hanno ispirato lungo ormai questo percorso, che sono un altro beauty creator, se non sbaglio anche makeup artist, Andrea Cimatti. Molto molto bravo, giustamente senza nulla togliere a tutti gli altri ragazzi, però io nomino lui perché ho iniziato proprio guardando i suoi video, anche come parla, ti trasmette tranquillità, tutte queste cose. Nel parlare mi sono perso un secondo, volevo dirvi che sto applicando il correttore di Astra, il numero 2 e il numero 1. Prima applico il numero 2 perché rimane un po' più giallino e poi vado a schiarire con il numero 1. E dicevo, è stata una di quelle persone che mi ha dato un grande aiuto, diciamo, nel mondo del
del make-up. Infatti mi è capitato di parlare con lui anche piano piano, magari anche su nelle storie di Instagram potrò mettere tipo un box di domande da dove poter rispondere magari nei prossimi video che farò, ovviamente vi piacerà questo tipo di format visto che sono nuovo nel settore YouTube. Parliamo anche del mio mestiere. Come vi dicevo, io sono anche parrucchiere. Io ho frequentato corso triennale in un'accademia, in una scuola di Cagliari. Ho iniziato nel 2017 e ho finito nel novembre del 2019. Poi ho fatto dei vari stage e ho lavorato in alcuni saloni. A novembre scorso invece ho iniziato nel salone dove attualmente lavoro. Mi piace truccare, mi piace disegnare, tutto ciò che è creativo a me piace, che siano per dire lavori manuali, tutto ciò che è manuale a me piace. Il teorico sì, ci vuole, però non sono una persona portata così tanto. Utilizzo il bronzer di Astra e andiamo a riscaldare un po' la base. Vi racconto un po' della scuola che ho frequentato a Cagliari per diventare parrucchiere. È una scuola gestita dalle suore e proprio rimane quasi e risulta dentro una struttura gestita dalle suore. Sembra così, magari le persone dicono come gestita dalle suore, invece no, era molto tranquilla. Dico la verità, io mi sono sempre trovato bene con loro. Ho avuto soltanto magari alcuni problemi all'inizio con i miei attuali compagni, anche se alla fine non tutti sono rimasti per tutti i 3 anni, perché alcuni non hanno avuto la voglia, o alcuni magari hanno capito che il mondo del parrucchiere non è il mondo adatto a loro. Utilizzo il blush in collaborazione C-Glam con North Stars e nel mentre continuo. Quindi alla fine da 23 siamo diventati 13 nel lungo andare siamo diventati 13 in classe, quindi abbiamo capito, perlomeno io sapevo già che quello che stavo facendo mi piaceva, perché sempre da piccolo ho sempre avuto sfumo con il pennello di Douglas. Dicevo, io da piccolino ho sempre avuto questa passione, poi ho anche dei parenti parrucchieri, quindi diciamo che un po' avevo già visto il mondo dei parrucchieri, come funzionava. Fin quando non ho deciso, una volta uscito dalle superiori, di proseguire direttamente per questa strada. Per fissare tutto uso la cipria di Cosmify in collaborazione con Andrea Cimatti. Dicevo, all'interno di questa scuola c'erano delle materie teoriche e poi avevamo anche la teoria. Avevamo delle materie teoriche e poi avevamo, oltre la teoria, il laboratorio, che se non sbaglio era 2 volte alla settimana, soltanto che purtroppo diciamo che non abbiamo appreso molto all'inizio, perché abbiamo cambiato 6 professori in un anno e mezzo, quindi ognuno diceva no, quello è sbagliato, fate come dico io, e l'altro praticamente ognuno in questo lavoro dice
questo è giusto per me e quello non è giusto. Quindi praticamente noi dovevamo resettare quello che avevamo appreso dall'altro docente per apprendere quello, il nuovo metodo. Non è stato così facile, infatti io iniziai anche a cercare molte cose su internet, perché ormai su internet trovi tutto. Magari un argomento che sai un po' di meno, lo vuoi approfondire, puoi direttamente cercare una cosa su internet e la trovi. Anche video tutorial, molte cose trovi là. Devo dire che tutto ciò che riguarda il mondo della conciatura mi è sempre piaciuto. Infatti una cosa che mi piace tantissimo sono le parrucche. Proprio mi piacciono tanto tanto tanto, e infatti seguo anche molti ragazzi americani che creano parrucche. Non credo di riuscire a crearne una io, non ce l'ho neanche mai provato. Anzi, forse sì, una volta provai ad arricciare una parrucca sintetica comprata dai cinesi. Peccato che si bruciò, perché essendo in plastica non poteva reggere il calore. Io questo non lo sapevo all'inizio, quindi avevo fatto un danno, feci un danno. Alla fine, durante questo corso, ho conosciuto tante persone di altri anni, perché c'era anche una classe più grande. Poi all'interno della scuola c'erano anche altri corsi, tipo sale bar, corsi di informatica, tantissime cose. E quindi ho avuto l'occasione di conoscere tantissime persone. Ormai finiti questi 3 anni, che cosa è successo? A novembre del 2019 ci fu l'esame teorico e l'esame pratico. L'esame teorico comunque era composto da 3 schede, A, B, C, e io per tutta la classe scelsi la B. Quindi, se non sbaglio, in 4 ore e mezza bisognava fare un colore, un taglio, una piega e una conciatura. Se non sbaglio, ora non ricordo perché è passato un po' di tempo, quindi non ricordo. Per fare la base degli occhi io utilizzo il make up cover di Dermacol. Mi trovo benissimo con questo qua, me l'hanno regalato. È una base bellissima per sfumare gli ombretti. Sfumo con un pennello a lingua di gatto. Dicevo, quindi una volta finito questo esame, sono riuscito a superarlo con 86 su 100, quindi un buon punteggio. E soltanto io e un'altra mia compagna siamo usciti con questo punteggio, perché gli altri, purtroppo, alcuni non riuscirono a finire in tempo tutto il test. Però lì è questione anche di velocità, giustamente. C'è chi è riuscito a farlo in meno tempo e c'è chi giustamente ha avuto bisogno di un po' più tempo per finire l'esame. E niente, io ho avuto anche all'interno di questi 3 anni delle discussioni con i miei compagni, perché con alcuni purtroppo non andavo d'accordo, ma non era solo io che non ci andavo d'accordo, ma anche la maggior parte dei miei compagni. Soltanto durante il terzo anno sono riuscito a
andare d'accordo con anche il resto della classe, anche se ci sono state alcune persone che ogni tanto mi creavano dei disturbi. Sono una persona molto impulsiva, quindi non pensavo e non contavo sino a 10 quando uno mi faceva perdere la pazienza, ma partivo subito. Ed è una cosa sbagliata, non è una cosa da fare quella. E niente, quindi vi stavo dicendo, con alcuni mi sono trovato meglio, con alcuni mi sono trovato peggio. Lì trovai due delle mie migliori amiche del tempo durante il corso. Uso la Brighten Up di Essence per fissare un po' la base degli occhi. Quindi con alcuni sono rimasto in contatto, con altri meno. Al giorno d'oggi non ne frequento e non ne sento neanche uno. Quindi immaginate il rapporto vero che c'era con questi compagni. Però pazienza, non importa, nella vita si fanno scelte diverse, perché ormai soltanto 3 di noi fanno questo mestiere. Quindi gli altri erano un po' più, essendo un corso a dispersione scolastica, non è che fosse questo chissà che come che fosse chissà che come classe, ecco. E vado a riempirmi le sopracciglia con una matita di Mesauda. E dicevo, quindi ormai non mi sento più con nessuno. Poi una volta che ho iniziato i due stage sono riuscito a legare tantissimo con una mia collega che ormai non lavora più nel nostro salone, però ho tenuto un bellissimo rapporto con lei. Ed è anche grazie a lei che oggi state guardando questo video, perché lei che mi ha sempre detto di aprire un canale YouTube. Quindi un bacio a te, Ceci, che mi supporti. Un bacio a te, Ceci, che mi supporti e mi sopporti ogni volta in tutto e per tutto. E niente, oggi andiamo a fare un look occhi. Prendo la Bright Palette di Beauty Bay. Oggi faremo un make-up caldo, così. Apriamo l'autunno, apriamo le danze all'autunno con dei marroni e degli arancioni. Quindi iniziamo, prendiamo il marrone, si chiama Pretty Pagan, e andiamo con un pennello piatto nella parte esterna dell'occhio e prendiamo questo leggermente più chiaro per sfumare. Vi faccio uno zoom così potrete vedere meglio. Diciamo che del make-up le cose che preferisco sono anche i trucchi glam. Un po' tutto mi piace, non dipende da come il mio stato d'animo in quel momento. Cambiano abbastanza i miei gusti, dipende da come mi sento oggi, faccio una cosa, come mi sento domani ne faccio un'altra. Vorrei sapere magari che cosa vi potrebbe piacere di magari parlare di alcuni argomenti. Non so, magari potete consigliarmi un po' voi, e riuscite un po' ad aiutarmi, così io riesco anche a prendere un po' di confidenza e magari più avanti potremo parlare anche di altre cose. Non c'è soltanto il mondo del make up, il mondo dei capelli, però si può parlare di tutto. Effetto lifting, quindi siccome siamo poveri ci dobbiamo liftare con il make up
Vado con questo correttore Easy Glam, che è uno dei più chiari, se non sbaglio. Si chiama il Whitened Cream. Andiamo a prelevare un po' di prodotto e prendiamo un altro pennellino piatto per poter pulire un po' questa parte. Dicevo, magari si potrebbero portare anche degli hack qua sul canale tempo al tempo. Poi magari potremmo provare anche dei nuovi trucchi insieme, dei nuovi prodotti, no? Non saprei. Una cosa che io volevo dirvi è che io sono molto molto fan da ormai più di 10 anni di Ariana Grande e, come dire, queste due passioni: Ariana Grande, la musica, il make-up con Ren Beauty. Peccato che non ho neanche un prodotto di Ren Beauty, e quindi magari quando riuscirò a portarvi qualcosa riusciremo anche a recensire insieme. Per il momento ci accontentiamo delle recensioni degli altri. Andiamo ad applicare un arancione bello carico qua all'interno dell'occhio, giusto per fare un trucco molto molto tranquillo. E prendo il glitter di Nabla e vado ad applicare questi qui nella parte centrale del mio occhio e vado a sfumarli un po' verso l'alto con un eyeliner nero di Astra. Andiamo a tracciare una riga che parte dall'inizio dell'occhio, però non li completiamo la punta. Andiamo a fare una parte un po' più grossa e una, diciamo che io l'eyeliner preferisco applicarlo così per poi andare a sfumare un po' il tutto. Vado ad unire il marrone con il nero perché mi piace dare sempre profondità qua da questa parte, perché nelle ultime volte stavo evitando di utilizzare le ciglia finte, quindi ho detto ma sì, siccome mi piace questa cosa andiamo direttamente ad allungarlo un po' con gli altri ombretti un po' più scuri, giusto per fare questo effetto allungato. Qua abbiamo finito. Ora, sempre con il marrone, vado a sfumare leggermente sotto l'occhio. Andiamo a prendere una matita bianca, io utilizzo Sting Eye Pencil sempre di Essence, e vado ad applicarla. Ok, volevo un punto luce, quindi andiamo subito ad utilizzarla. Questo trucco un po' Halloween, un po' autunno, un po' rosa, un po' arancione, un po' così, però ci piace. Vado a fare l'altro occhio fuori camera e ci vediamo dopo. Rieccomi qua, abbiamo fatto anche l'altro occhio. Come mascara andiamo ad utilizzare il Curling Volume di Astra. Andiamo ad utilizzare sempre di She Glam con North Star. Questo illuminante l'ho già utilizzato una volta e ho capito che ne basta una piccola goccia perché altrimenti diventi Katharine Frangente. Quindi andiamo ad applicare una piccola puntina qui. Ok, basta questo. Per me basta questo, perché poi una volta che vai a sfumarlo con il pennellino si espande un po'
zigomo. Con la matita di Mesauda nella colorazione numero 101 a Focus, perché avendo le labbra, per me ho le labbra piccole e poi una parte è un po' più larga dell'altra, quindi devo cercare di farle uguali. Poi avendo i baffi mi viene ancora più difficile. Vado sempre con una rossetrice Glam, nonché uno dei miei preferiti. Questo marroncino è una bomba. Applicarne un altro di MAC. Beh, che dire, questo è il make-up. No filtri. Niente, questo è il make up e spero vi possa piacere. Comunque volevo consigliarvi questi prodotti di She Glam, che trovate anche in altre colorazioni, perché se non sbaglio hanno fatto anche la collaborazione con altre 4 ragazze, però questa è quella che mi è piaciuta di più come colorazioni e quindi rimane molto naturale. Io le ho provate anche senza base e danno un effetto molto naturale, molto rosato. L'illuminante non l'ho utilizzato senza base, quindi non saprei dirvi. Però anche con questo qua, siccome rimane molto luminoso, io lo userei a piccole dosi. Sempre meglio aggiungere che poi non riuscire a togliere. Quindi niente, il video è finito qua. Questo è il mio primo video, il mio primo make-up su YouTube. Spero vi piaccia. Un bacio, alla prossima!